Ragazzi, finalmente, The Last Case of Benedict Fox. Allora, è arrivato il momento, lo sto provando tramite Game Pass, perché il gioco è disponibile lì sia su PC che su console. Sono curiosissimo, ve ne parlo da tempo immemore, tipo il primo accesso, non ho visto nulla per il momento, sono su Serie X. In questo momento io non perderei tempo, l'ho veramente scaricato adesso, vado, voglio vedere com'è. Desidero giocare con le impostazioni predefinite. Sempre e comunque. Quello che lo sviluppatore pensa, io voglio provare. After the end of the Great War, it came to light that atrocities were being committed, not only on the battlefields, but also beyond them, in secret workrooms of the First Circle. To try and stop the vile endeavor, Ordo Iredei came to being. Its purpose was to restrict unauthorized research, experimentation, and exploration of the void. Not all, however, are willing to be controlled. Hai la mia attenzione. Ragazzi, comunque, cioè, a livello di direzione artistica è un gioiello. Già da 10 secondi sono bastati. RB per parare. Ce l'ho. X per attaccare. Ok. Tengo premuto. Schivo. Miro. Sparo. Bello. Allora, non mi ricorderò mai niente di tutto ciò che ho appena fatto. Ok, schivata. Parata. Mira. Pesante. Leggero. Ok. Infatti, avete visto come mi sono ricordato? Mi odio. Che è super reattivo. Pensavo io. Poi selezionare l'acqua miracolosa e tenere premuto il su per curarti nel tempo. Premere. Cosa vuol dire? Perché dovrei. Se posso curare istantaneamente, perché dovrei curarmi nel tempo? Boh, io non. Non chiedo. Vai, Benedict. Ho sbagliato, non lo so. Che devo fare? Ogni volta che l'indicatore è visibile, premi nuovamente A per sfruttare la prima del compagno. Vabbè, avevo fatto comunque il salto non indifferente. E via, primo obiettivo. Vidi, manca. Allora, il tutorial l'abbiamo fatto. Con estrema calma. Adesso cerchiamo di non morire male. Che immagino sarà un pelino più complesso di Hello, quanto. anyone here? Only
this residence, Benedict. You're saying there's no one here? Huh? Allora, biblioteca. La radio. Ma io perché mi devo andare a mettere mai sulla radio maledetta che evoca i demoni? Non voglio. These runes look like the ancient writing of the old ones. This could be a fragment of what I'm seeking. The forgotten ritual. We're close. Don't let your fright hold you back now. Since I found the first piece, there must be more. Una mente si forma consumando la parola. Bisogna stare attenti a non confonderlo con un prodotto del caso. Ogni lettera si imprime subdolamente nella mente del lettore e i principianti potrebbero persino non accorgersene. Potrei trovare un modo per decodificare il rituale e liberarmi dal compagno. Ok. Allora, se riesco a capire come aprire il cassetto. Cassetto. Allora, per aprire, c'è una logica. Locked. Non lo so. Sembrerebbe di sì, ma non la conosco. No, quello è quello di prima. Non c'era un allora, calma. Portafoglio. Alcuni oggetti potrebbero nascondere ulteriori segreti. Ruota l'oggetto per ispezionare in maniera più approfondita. Il portafoglio in pelle di mio padre, odore di figura paterna. Stranamente al suo interno la carta di un inquisitore, non è un buon segno. Ispezione. Una chiave magnifica, ottima fattura, resistente, con un simbolo che non riesco a comprendere. Un altro mistero da risolvere. E non era nessuno dei simboli di prima. In realtà. Non c'è altro. Cassetto. No, non era... No, non avrei idea di che cosa fare perché stiamo qui 20 anni andando per la radio, niente. Su per le scale, no. Non è fluidissimo però, eh. Il complesso plot twist. Fino a un paio di mesi fa nessuno sapeva chi fossero. Presto saranno in pochi a non conoscerli. Vabbè, mi viene l'ansia, a me. Posso essere sincero, mi viene l'ansia, arrivederci. Ma poi cosa c'era? Mamma mia. Fotografia. The woman my father loves. The embers of love are buried beneath the ash. Questa deve essere la nuova moglie di mio padre, bellissima ma con gli occhi intrisi di tristezza. Ho sempre immaginato che mia madre avesse esattamente questo aspetto. Chiave con simbolo. I got a bad feeling about this. I'm supposed to be the one with bad feelings. Hold yourself together, Benedict. So, I lost my father before I had a chance to know him. I can sense your despair, Benedict. No sign of a struggle anywhere around him. And yet, he defended himself desperately. But from whom? The trail of blood leads to this lock. Not
lost yet. I can guide you through his memories, Benedict. Angoscia. Allora, discesa nel limbo. Che bello. Mamma mia. Ok, voglio provarlo anche su PC a breve. Perché tecnicamente c'è qualcosa che non sembra perfettamente ottimizzato su console. Non so se è una mia sensazione, ma while a sickly mass of concentrated ink formed into a human-like abomination, like a phlegm in the lung. Non è basta, mi sento, ne ho tre di cosi. Ok. 3 su 4 non mi sembra bassa la salute. Andiamo. Penso che abbiano spinto un po' troppo sui particellari. E quindi sul console un pelino fa fatica. Notebook page describing the keys. It looks like the last one can be imbued with any number I want. I just have to find it. La pagina di un taccuino che descrive le chiavi del diario di Von Bothmer. Sembra che anche mio padre se ne sia servito. Chi non conosce Von Bothmer? Per capire quanti colpi posso sparare, perché non è molto chiaro questo aspetto. Porta che. Ma la mappa. Allora, vado. It's all dust. Ah, l'indicatore è quello circolare al centro sotto la vita. Che mi dice se ho o meno un colpo. Teschio deformato. Il largo cranio suggerisce l'appartenenza a una creatura intelligente dalle sembianze umane. Ma qualcosa non torna. Forse un omuncolo? Altrimenti non ho idea di cosa sia, né voglio saperlo. Ma sono perfettamente d'accordo. Ma non avrei saputo dirlo meglio. Our connection doing in my father's memories. No less in the hand of the organization's rat, Benedict. Quadro di ratto l'abbiamo appena visto. Sali. Ci è piaciuto.
sto aspettando che vada via. Fissa inchiostro, rifornisci oggetti. Fissa inchiostro. Ci oggetti teletrasporto. Ah. Io sopra non posso andare per adesso. This foul ink seems to adhere to everything. Your father's ego has suffered more than we anticipated. It's afflicted, devoured by infection, riddled with gangrene, Benedict. Mancano 3D. Io mica ho capito che devo. Devo metterci qualcosa, ecco, diciamo. Che miseria. C'è qualcosa che non cerca di uccidermi qui. Mappa intricatissima. Hollow Knight Key. Calma, allora. An embarrassing memory analyzed over and over. Shameful. Itching, uncomfortable, even for me. Non capisco. È un post cilecca. Non. Perché deve. Cioè, nel senso, non ho capito che cosa ci fosse di sgradevole. Vai a quel paese, però. Ah, non sono morto, morto. Sono morto un po'. Adesso sono morto morto perché volevo sparare, invece ho parato tardi, male, fuori tempo. Ma mi è permesso di cominciare. Mi sarebbe stato permesso di cominciare da, ma è troppo lontano. I recall dying, and yet I'm alive. I pulled you from the void. Limbo banished you, Benedict. Quindi ragioniamo. Io adesso devo andare. Potrei anche cambiare strada. Tipo andare a destra qua. Era meglio di no. Era meglio di no. Ho visto inferni più gestibili di questo. Un Perry pulito non c'è. O se c'è io non riesco a centrarlo. Si diceva. Ok. Non possiamo fare niente. Cos'è? Allora, rifissa inchiostro, rifornisciti.
Teletrasportati. Comunque è un bordello, ma allucinante. Scusate, io mi trovo. Io non vorrei andare. Volevo solo vedere la mappa io un attimo. Non sto a capire più niente. A salire. Però se mi laghi durante il salto per Diana. No, mi fai rosicare così. Mi fai troppo rosicare, maledetto. Agli ancoraggi ci si può andare in qualsiasi momento, previo caricamento. E volendo posso tornare all'atrio, ma non ho preso nulla affinché ciò sia sensato. Io poi come Metroidvania dovrei agire un pochino con un pizzichino in più di logica e di ordine, cosa che non ho fatto perché in questo momento non davo. Non ho considerato che fossimo di fronte tendenzialmente a Metroidvania e quindi. Vabbè. Quindi. Comunque, allora, artisticamente è meraviglioso. Lo trovo una figata pazzesca. Lo trovo veramente mal ottimizzato, però, adesso, al punto da essere non pienamente fruibile in alcuni momenti. Cioè, c'ha continui micro rallentamenti che sono fastidiosissimi. Spero che su PC non sia così. Vi farò eventualmente sapere. Sì. What is it? This table used to bring the whole family together. I can still smell the aroma of their favorite coffee, the taste of good wine, and of their laughter, Benedict. So, there was a time when the house was filled with joy. E lì non posso passare. Qualcuno mi aiuti. Mi sono completamente perso. Allora, qui ok. Qui non si passa. Dei percorsi ancora inesplorati non ne abbiamo. Io torno all'atrio. In realtà. E no, allora no. 10 cose d'inchiostro, non posso. Quindi io devo andare là. Ma porco. Vabbè, tanto. Ma diciamo titolo artisticamente splendido, quello senza dubbio. Che è quello che in larga parte speravo di trovare, Perché effettivamente è. Fissa inchiostro. Teletrasportati fuori. Comunque, ragazzi, io per adesso mi fermerei, anche perché voleva essere così un primo impatto. Per condividere un po' le impressioni. Le prime impressioni con voi. Ma sembra essere veramente un progetto ricco di potenziale da approfondire. Magari potremmo farci qualche live post Tales of Iron, potrebbe essere un'idea. Però sicuramente andrò in fondo. E se volete, ragazzi, facciamo una recensione, non sapevatelo, se volete una cosa un po' più breve. Cioè in tempi brevi intendo.
perché magari tanti di voi lo vogliono comprare, stanno aspettando, non lo so. Insomma, fatemi sapere eventualmente in base ai vostri feedback, mi muoverò di conseguenza. Per cui, ragazzi, un abbraccio, fatemi sapere e alla prossima.